do la vita e il sangue per il mio paese, e mi ritrovo a non tirare a fine mese in mano a Dio le sue preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre, due guerre senza garanzie di ritornare, solo medaglie per l'onore. E se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. E se tu che hai coscienza guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi che cosa devo fare. No, questo no, non è l'inferno, ma non comprendo com'è possibile pensare che sia più facile morire. Io no, non lo pretendo, ho ancora il sogno che tu mi ascolti e non rimangano parole. Ho pensato a questo invito non per compassione, ma per guardarla in faccia e farle assaporare un po' di vino e un poco di mangiare. Se sapesse che fatica ho fatto per parlare con mio figlio che ha 30 anni, teme il sogno di sposarsi alla natura, di diventare padre. E se sapesse quanto sia difficile il pensiero che per un giorno di lavoro c'è chi ancora più diritti di chi ha creduto nel paese. Thank you.